Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo due mirini della Vortex. Uno, il Crossfire Red Hot, e l'altro lo Strikefire 2. Let's go! Come potete vedere, l'ottica dispone di un attacco alto che la rende perfetta per essere montata su fucili d'assalto. La lente è un 1x30, dispone di 11 diverse intensità luminose e la modalità di acquisizione del bersaglio sarà garantita grazie a un pallino DOT che si illuminerà all'interno, disponibile sia in rosso nel caso si giochi di giorno o in verde in caso si giochi in notturna. Inoltre l'ottica è priva di parallasse, che significa che il pallino che voi vedrete all'interno non si sposterà se voi sposterete la faccia davanti all'ottica, il ciò garantisce una precisione al millimetro. Sempre rimanendo in tema ottica, è importante puntualizzare che è stato multirivestito per aumentare la trasmissione di luce. Questo elimina qualunque tipo di ombra interna e la visione che abbiamo appunto guardando attraverso il mirino è molto chiara. Il dot all'interno è inoltre regolabile in 100 diverse posizioni, garantendo quindi di trovare quella perfetta per il vostro fucile ed avere una precisione suprema. Il tubo del mirino è riempito di azoto e sigillato con due O-ring. Questo evita le infiltrazioni d'acqua e garantisce l'antiappannamento. Perfetto quindi indipendentemente dalla condizione atmosferica. Sono integrati due copriobiettivi con sgancio rapido, che devo dire che sono incastrati alla perfezione, quindi non c'è il rischio, come in molti dei mirini che ho provato, che vi rimanga questa parte in mano o che salti via. Le batterie vengono poste all'interno di questo comparto, ci basterà quindi svitare questo piccolo tappino e inserirle qui dentro. Per quanto riguarda invece le regolazioni di alzo e deriva, ci basterà svitare questi pratici tappini e troveremo la rotella di regolazione. Cosa molto figa è che al posto, come nella maggior parte dei mirini, di dover prendersi un cacciavite o una monetina per regolare, qui c'è questo pratico, se me lo mette a fuoco sono anche più contento, qui invece c'è questa pratica sporgenza nel tappo che ci permetterà quindi di regolarli direttamente con esso e poi di rimetterlo a posto. Per accenderlo ci basterà alzare i copriobiettivi, tenere premuto la freccina su, voi vedrete un grosso pallino che io invece vedo come un piccolo dot, possiamo aumentare o alzare la luminosità di quest'ultimo, se vogliamo cambiare colore basta tenere premuto la freccina in giù e lo cambierà in rosso, vedete, possiamo sempre aumentare o diminuire il colore. Sono disponibili, come vi ho detto, 11 diverse luminosità per questo obiettivo, che lo rende perfetto sia quando c'è pochissima luminosità tipo al tramonto o di sera, che con un forte sole. Il pregio più importante di questo mirino è sicuramente come performa in situazioni notturne. La taratura infatti dei colori lo rende perfetto per giocare in notturno. A differenza infatti della stragrande maggior parte dei suoi imitatori, il dot all'interno in situazione di luminosità o assente o molto molto scarsa non lascia riverbero sulle lenti. Inoltre la luminosità del pallino è fatta in modo che il nostro occhio non si abitui alla luce di esso, lascia quindi che l'occhio si abitui al buio. Stiamo comunque parlando di un mirino vero, quindi con tutte le specifiche e le qualità di un mirino militare, compreso che nel caso sfortuito vi arrivi un pallino sull'ottica, questa non si romperà. Anche i loghi sono veramente ben fatti e danno quel valore aggiunto al mirino che non dispiace. Ultima piccola chicca è che anche con fucili rinculanti, vedi il Bolt o il Tippmann, dopo che avrete sparato per diverse ore il mirino non si starerà. Rimarrà quindi esattamente nella posizione dove l'avevate lasciato e non ci sarà quindi bisogno di stare lì a ritararlo per riportarlo alla precisione perfetta con cui avevate cominciato il game. Va bene, passiamo adesso al Crossfire Dot, che è sicuramente uno dei migliori mirini dot in commercio per qualità-prezzo. L'illuminazione è ottima, con ben 11 livelli di intensità, come il suo fratello maggiore, ovviamente in entrambi i colori, quindi rosso per il diurno e verde per il notturno. È inoltre ultra compatto e rende l'ingaggio veloce e semplice, perfetto sia per la corta che la lunga distanza. Già in confezione vi verrà fornito il coprilenti elastico. Grazie a questa rotella è possibile modificare l'intensità della luminosità del pallino, quindi del dot, che è solamente rosso per questo modello, anche se devo dire che posizionato sull'1, il 2 e il 3 come intensità è possibile utilizzarlo in modalità notturna senza avere nessun tipo di problemi. Questo modello, come il precedente, non dispone di parallasse, quindi il pallino rimane fermo dov'è, evitando che voi smiriate mettendovi in posizione sbagliata quando mirate. Le regolazioni vengono fatte rimuovendo questi copri rotelle. Sempre di pregio è il fatto che per fare le regolazioni non serve un cacciavite o una monetina, ma vi basti utilizzare la sporgenza che c'è nel coperchino per fare le vostre regolazioni. Ovviamente è possibile regolarlo sia in deriva che in alzo,
Il dot all'interno è posizionabile in 100 diverse posizioni, che vi permetterà quindi di trovare la precisione perfetta a seconda del vostro fucile. In confezione vi verrà anche fornito un attacco basso nel caso voi lo vogliate montare su un fucile a pompa o una pistola. Diciamo che questo mirino vanta una grandissima adattabilità e una grandissima qualità soprattutto, in quanto la lente è estremamente chiara, si può utilizzare anche con dot rosso in notturne senza nessun problema. Lo potete montare su qualunque tipo di arma grazie alle due slitte, una alta e una bassa. Il prezzo è inferiore rispetto alla controparte più grossa ed è estremamente facile sia mirare che andare in puntamento. In poche parole, questi due mirini sono perfetti se siete stufi di tutti gli impedimenti che ci sono utilizzando mirini economici. Non dovrete infatti più preoccuparvi del riverbero, del colore sulla lente quando giocate in notturno, di non poter regolare la luminosità come volete voi e quindi di non riuscire a giocare, perché più di una volta mi è capitato di giocare in una notturna e non potendo regolare la luminosità più in basso non vedere nulla e giocare di me. Ma non si dicono le parolacce. Scusa. Oppure dopo che avete sparato 4 colpi il vostro mirino intanto è andato dall'altra parte dello schermo e non riuscite a colpire niente. Non so, sembra uno di media shopping. Comprate super tappeto elastico per far diventare vostra madre un canguro. Tra l'altro la possibilità in entrambi i mirini di posizionare il vostro dot in 100 posizioni diverse per trovare quella che più si compete al vostro fucile, per me è qualcosa di impagabile. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi su queste due bellezze. Se volete venirle a vedere, toccarli con mano, passate in negozio, che a noi fa piacere. Lo staff sarà pronto a esaudire ogni vostro desiderio, vero Giuse? Ovviamente. Dice di sì. Qui da Red è tutto e stay angry.